Ho preparato una fan art oggi, un ritratto di un personaggio per dimostrare in modo molto semplice come colori i visi e come faccio cel shading. Cel shading che è disegnare le ombre in modo molto netto, diciamo stile cartone animato piuttosto che sfumate in modo pittorico. Ho già il sketch pronto e inizio con l'inchiostrazione. Per l'inchiostrazione io uso un pennello che ho scaricato. Va benissimo anche il pennello normale di Photoshop, l'importante è quello che faccio io, è andare sui setting del pennello e mettere l'inclinazione a 80, questo qui mi dà la possibilità di modulare molto di più la linea piuttosto che con il pennello normale. Ogni tanto è bene riflettere l'immagine per capire più o meno se stai facendo le cose in modo giusto. Lo vedi tutto da un'altra prospettiva e anche zoomare fuori dall'immagine per vederla tutta insieme piuttosto che guardare nei singoli particolari. Per riempire grandi spazi di colore senza andare lì a colorare tutto, basta prendere lo strumento bacchetta magica, selezionare l'area, quindi l'area del colore, andare su un altro livello, fare selezione, modifica, espandi, espandere di qualche pixel e riempire. E così hai tutta l'area riempita subito in fretta. Poi vai un pochino a sistemare le parti che non si sono riempite bene, però almeno hai fatto tutto in fretta. Per fare le ombre, dopo aver scelto un colore un po' scuro, abbastanza saturato, generalmente mi piace così, faccio un nuovo livello, lo faccio maschera di ritaglio così che disegno soltanto sui pixel del livello sotto e inizio a mettere giù le ombre, dipende ovviamente da dove ho messo il punto di luce, e poi metto il livello in moltiplica così che tutto sotto diventi più scuro e poi tolgo un po' l'opacità, abbasso un po' l'opacità. Wonder about you.
adesso andrò a sfocare le parti dove la luce colpisce più indirettamente, quindi diciamo non c'è l'ombra netta della figura, tipo vicino al naso o sotto la bocca o dietro al collo. E dopo andrò anche a scegliere un colore più chiaro del colore che ho usato per l'ombra. Bloccherò i pixel dell'ombra e andrò a colorare con questo colore più chiaro con un airbrush, quindi con un pennello morbido, in modo da rendere l'ombra meno netta e più sfumata, più realistica. I wonder where you